Prova che ha già preso il via, quindi verranno assegnati i primi punti al prossimo passaggio. Questa è la campana, si squilla con regolarità. E dal prossimo traguardo verranno assegnati i primi punti validi. Attenzione a tutti, punti validi per la vostra personale classifica. Siamo alla volanza per i primi punti in paio. Guadagna due punti la concorrente numero 108 di Milioni Alise. Tutti assegnati sul traguardo dei meno 6, tra breve saremo a meno 5 e anche lì verranno assegnati punti validi per circolo atleta. Attenzione atleta, siamo a meno 5, punti validi per voi. Punti in paio. Guadagnano punti concorrente numero 243 Baio Asia e di guadagnare il concorrente 249 Giulio Aida. Questo a meno 5 siamo primo per il Cinese. Travedia meno 4 di Giuseppe. Altri punti validi da conquistare su questo traguardo, sempre 2-1, primo e secondo. Conquisterà questi prossimi punti disponibili, sono già lavorata per raccogliere i punti in paio. Guadagnano punti la concorrente numero 243. Baio Asia, che si porta a 4 punti del vantaggio, punto la vettura preta 249, Giulio Aida, che si porta a 2 punti conquistati all'interno della sua classifica. Tra noi saremo a 3 giri dalla conclusione per la insegnante di punti validi. Punto in paio, attenzione atlete. Due punti vanno alla concorrente 249, Ciorleo Aida, che si porta a 4 punti conquistati nel totale della sua classifica personale. Un punto va alla 3205, Tecla Fiorine, che conquista il suo primo punto nello svolgimento di questa gara. Tra breve saremo a 2 circa al termine e avremo ancora punti in palio, attenzione a 3. A meno 2 giri dal termine, punti in paio ancora per voi. Sta arrivando la testa in questo momento al passaggio dei meno 2, punti in paio. Guadagnano punti la presa 243, Baio Asia ne aveva 4, si porta a 6 punti conquistati. E un punto lo conquista la concorrente 108, turno di Cinese, da 2 sale a quota 3. Mentre manca l'ultimo giro, se non vede il punto e si va a trovare l'ultimo giro, abbiamo la seguente situazione ufficiosa in classifica. 3 punti di Cinese, 1 punto per il Tecla, 1 punto per il Tecla, 4 punti di Cinese, 6 punti Baio Asia. Questa è la situazione ufficiosa in classifica, ma mancano ancora 2 giri. Scusate, campane, ultimo giro. Ultimo giro, quello della campana, ha guadagnato 2 punti la concorrente 346 di Mario.
Maria Leschi ai suoi primi due in questa gara, e dopo il gol della ancora componente sul porto, calma, non c'è problema, va a 3, si porta a 4, quindi in vista dell'ultimo giro di classifica abbiamo Bailagno con 6 punti, 4 punti per Ciurrio a Ita, 4 punti per Tognoni a Nese, 2 punti per Di Mario Leschi, 1 punto per Trombina Viola e per Ciurrio Cicla. Mancano gli ultimi punti per guardo finale, poi la decisiva sarà completamente partita la prova anche per la semifinale numero 2, sono 19 del Atletic Gara, sul prossimo passaggio con l'Opargato meno 7 squillerà solo la campana, quindi non ci saranno punti, ma solo un annuncio, un preavviso a tutte le atlete che dal prossimo passaggio, quello a meno 6, i primi punti verranno assegnati. Abbiamo sentito la campana e i primi punti sul prossimo traguardo, quello per gatto a meno 6. Atleti che stanno transitando in curva in questo istante, tra breve verranno assegnati i primi punti validi per loro. Attenzione atleti, punti in paglio, traguardo dei meno 6, traguardo dei meno 6, punti in paglio per voi. Guadagno dei punti, la concorrente numero 257, e ne guadagna uno la concorrente numero 52. Usa le braccia in croce, dai che vai sotto lì, dai che ce la fai. Un punto dunque per Gatti Sara numero 257 e un punto per Vittorio Gatti numero 52. Primi punti, traguardo numero 6, traguardo numero 5, punti in paglio, attenzione atlete, punti per voi. Ha guadagnato due punti l'atleta numero 61, Francolini Alessia, e ha guadagnato uno l'atleta numero 53, Filoni Angelica. Questo è perché si sente il traguardo del numero 5. Usa le braccia, dai, dai, usa le braccia, non mollare, Emma, dai. Gruppo di testa che sta per sopraggiungere, quindi saremo al traguardo del numero 4, ricordiamo che conta giri. Gira sulla testa, quindi meno 4 per questo gruppo di atleti e punti in paglio per loro. Guadagna due punti la concorrente 53, Pironi Angelica, ne aveva già uno, il suo attivo sarà 43. Un punto se lo guadagna invece la concorrente numero 52, Italo Martino, ne guadagna uno, saranno due punti. Dai, usa le braccia, dietro lì, dai, attenzione, siamo in prossimità di meno 3 dal termine, ancora punti validi. Due punti alla concorrente numero 107 con i due Eleonora, i suoi primi due in questa prova. Ed un punto la concorrente numero 588, Abramo Giorgia, anche per lei il primo punto in questa gara. La breve decisione alla conclusione. Attenzione a tutti, due giri al termine. Dai, non mollare. Dai, dai, in fretta. Punti in paglio. Guadagna due punti su questo passaggio la concorrente numero 107 con i due Eleonora, ne vedo due, sale a quota 4 punti conquistati.
188, bravo Giorgia, ne viene 1-3-2. Quindi iniziamo in prossimità dell'ultimo giro, dove sfiderà nuovamente la campana, perché c'è un giro copre, ma contemporaneamente verranno segnati ancora punti, quindi ancora punti validi per voi atleti, prima del traguardo finale, punti che vengono segnati adesso. Guadagna due punti la concorrente numero 61, Franco Rini Alessia, ne arriva 2, sale a 4, e un punto lo guadagna la concorrente numero 107, continuare le nuove numero 4, sale a 5. Quindi il possibilità dell'ultimo traguardo, quello dell'arrivo, in possibilità abbiamo con 5 punti con di Bue Leonora, 4 punti Franco Rini, 3 punti Pinori Angelica, 2 punti a Bravo Giorgia, 2 punti Vitale Martina e 2 punti Gatti Sara. Questi sono ufficiosamente i punti raccolti nello svolgimento di questa gara, mancano ancora i punti del traguardo finale. Vai con le chiamarenti, Pesceri, Bellardi, Chiappa, Orti, Conca, Bevilacqua, Maggio, Arnabondi, Gualtieri, questi dei 17 atleti. Sì, beh. Della mancata presenza bene, due concorrenti, erano 19, erano 17, due mancano, quindi sono 17 le concorrenti che prenderanno via, contendendosi le prime 8 posizioni, come detto, garantiranno loro la possibilità di disputare la fase finale della gara. Superato il passaggio dei 17 con lo spino della campana che abbiamo sentito pochi istanti fa, ci approssimiamo al meno 6, passaggio dei meno 6 dove verranno assegnati ancora tutti i validi per la prossima. Attenzione a tutti, siamo in prossimità del meno 6, punti in palio per la vostra classifica personale. Il tandem di Pesce
sconvolto da Fabio Pirola, abbia ulteriormente incrementato il proprio vantaggio. Quindi con ogni probabilità, anche sul riguardo dei progetti di lavoro protagonisti, si stanno avvicendando la guida e la conduzione di questa gara e anche nella conquista dei punti. Quindi i prossimi due punti vengono assegnati alla concorrente numero 49, Pirola Sofì, che ne aveva 4 e si porta a 6 punti conquistati, e un punto se lo conquista la concorrente 256, ma con quale la prima 5, che lei sale a quota 6 punti. Con noi, sotto lì! Ha portato già un discreto risultato, un ottimo tappino alle due atlete Pirola e Falco. Tutto si sta ricompattando proprio in queste battute conclusive, mentre siamo all'ultimo giro, vengono segnati gli ultimi punti, ma anche per quelli del salvataggio finale. Vediamo se completeranno gli ultimi punti. Su questo passaggio della campana, due punti ancora concorrente del 156, Marco Parola, che si porta in vetta alla classifica ufficiosamente parlando con 8 punti. Un punto l'ha conquistato la concorrente numero 312, la gara finale, al suo primo punto. Quindi sostanzialmente può finale con una classifica molto ridotta, 8 punti Marco Parola, 6 punti Pirola Sofì, 2 punti per Pierre, un punto la Valentinaia e un punto ancora di Rimini. Avviando la sua conclusione, torniamo alle condizioni. Questa è una gara davvero molto estremante per le atlete che la disputano, perché prevede ad ogni passaggio la lunga e lo sprint per poter rientrare e conquistare punti, quindi è davvero faticosa questa gara ed è comprensibilissimo questo ritardo sul percorso da parte di tante atlete che vengono purtroppo sganciate e rimangono indietro per affrontare da sole il percorso, quindi apparendosi anche di una formazione compatta che sente un'andatura più tranquilla, ma poi devono recuperare il terreno, cercare di portarsi tutto, e questo è davvero bastante faticoso. Comunque la gara si sta... Non mi inquadri. Ha preso il via anche la finale ragazze femmine, 3.000 punti, 24 le atlete iscritte che provengono dalle semifinali disputate in precedenza, perché hanno già stato per poter dare vita a questa prova, a meno 7 Spino della Campana, quindi non influente ai fini del punteggio, ma dal prossimo passaggio meno 6 verranno segnati già i primi punti disponibili, quindi da meno 6 verranno segnati 2 di un punto alla prima e al secondo atleta che transiteranno su quel traguardo specifico. Attenzione atleti, siamo a meno 6, meno 6 punti validi per voi, i primi punti disponibili da raccogliere in questa gara a punti. Guadagna 2 punti la concorrente 257. Gatti Sara, in guadagno 1 la concorrente 256, Falco Carola. Tra breve saranno 5 giri al termine, verranno segnati ancora punti validi, attenzione a 3 punti in bagno per voi, traguardo di meno 5. Vediamo chi conquista questi punti. Sul traguardo del meno 5 guadagna ancora 2 punti l'atleta 256 Falco Caro, ne aveva 1, sale a quota 3. Adesso siamo troppo indietro, siamo troppo indietro. Ecco, seguilo un'ora,
Tra breve avremo 4 giri al termine. Il gruppo è ancora sufficientemente compatto, si sta approssimando al traguardo del numero 4. Duomi tra breve per tutti in bagno. Attenzione a tutti a te. Ha guadagnato 2 punti la 3-5-8 Gianni Moni Agnese e li ha guadagnati. Cora! Angelica, cosa ti ho detto? Andiamo! Questo è il sesto, 4 della conclusione e comincia già a prendere forma la classifica punti, ma siamo pressoché a metà gara, quindi c'è ancora tutto da giocarsi in questa finale che vale, lo ricordiamo, il titolo di campione regionale. Ancora punti, tre guardi 2003. Guadagna 2 punti la concorrente 256, Falco Carola, ne aveva 3 al suo attivo, si porta a quota 5 ed 1 punto. Guadagna la concorrente. Andiamo! Quel che ricorda il suo primo punto in questa prova. Stiamo avvicinando ai 2 dal termine. Gruppo che sta sopraggiungendo in questo istante per guadagnare ancora punti. Guadagna 2 punti la concorrente numero 53, Ione Angelica, i 6 primi 2 in questa gara. Si guadagna ancora 1 la 356, Marco Paolo, guarda! Porta a quota 6 punti guadagnati. Esci, così lì! Quando ufficiosamente daremo uno sguardo alla classifica dopo questo passaggio che prevede lo stile della campana, che è l'ultimo giro, per capire siamo lavorando per i punti dell'ultimo giro. Ha guadagnato 2 punti la concorrente 107, con i due in suoi primi due in questa gara, un punto ha guadagnato la 358, con i non inglese, 22 sale a 43. Quindi questa classifica è per percorrere gli ultimi minuti ed arrivare sul traguardo finale. Noi consentiamo a tutte le concorrenti che hanno preso il via, che hanno